E siamo al secondo tutorial di questo progetto dedicato alla radiofonia. Nel primo abbiamo parlato del come si faceva, si cercava di fare radio un po' di anni fa e abbiamo un po' spiegato tutti gli argomenti che tratteremo in questi mini tutorial che ho deciso di proporre sul mio canale YouTube. Sono sempre Roberto Verta, meglio conosciuto come Roberto Francesco, precisiamo sempre questo. Ultimamente si parla di varie problematiche delle radio locali, ma nessuno parla del problema più importante, che è quello della mancanza di pubblicità. Tutti stanno bene, tutti fatturano, tutti vanno avanti, tutti hanno grandi strutture, tutti hanno i processori, tutti hanno i vari DJ che fanno i programmi e tutto il resto. Ma la domanda è una sola: a quanto ammonta il fatturato? Come funziona un'indagine d'ascolto? E soprattutto, cosa propone una emittente locale che possa essere degna di questo nome? Mi faccio queste domande alla luce del fatto che sto facendo un programma attualmente su Mondo Radio Web che va in onda tutte le mattine dalle 7:30 fino alle 9:55, una sorta di contenitore musicale e di promozione, più che altro ci sto cercando di portare avanti nel migliore dei modi che man mano cresceremo con tanti vari appuntamenti. Secondo me i format proposti sono delle varie radio locali, troppo vicini ai network e troppo lontani dal territorio in cui l'emittente è radicata. Poi, chiaramente, per quanto riguarda i costi, bisogna sempre considerare il fatto che più soldi si spendono nella realizzazione di un'emittente per comprare concessioni, per comprare grandi mezzi per trasmettere e altro, e più poi diventa difficile recuperarli, perché sì, aumenta il bacino d'utenza, può aumentare anche numero di ascolti, però difficilmente tutto ciò fa sì che si abbia più pubblicità nell'emittente stessa, non è poi così scontato, soprattutto in un territorio come il nostro, quello del sud Italia, in particolare la Calabria. Voglio ricordare a tal proposito i tempi di Radio Antenna 2000, quando noi praticamente avevamo a che fare con colossi tipo Radio Sound, Radio Cosenza Centrale, Radio Libera Visignano, radio che avevano potenze di migliaia e migliaia di watt rispetto a noi che poche volte siamo riusciti ad avere più di 200-300 watt e di coprire un territorio pari alla media Valle del Crati e qualche parte della Pianura del Sibari. Però lì si investiva continuamente e negli anni poi queste strutture sono andate a scemare, mentre Radio Antenna 2000 chiuse per altri motivi, non certo per problemi economici, anche perché lì ogni spesa che si faceva veniva ponderata nei minimi particolari. Mi spiego, se io spendo 1.000 euro per trasmettere, è chiaro che ne devo incassare 5.000 almeno di pubblicità, altrimenti il discorso non regge. Oppure mi devo limitare a trasmettere in uno spazio piccolo, avere delle persone che vengono in radio a dare sfogo al loro hobby, che io ovviamente non pago, e creare un'associazione non a fini di lucro che possa promuovere il territorio e che possa soprattutto dare dei contenuti ai vari ascoltatori che possono interessare sia la persona anziana che il bimbetto di 10 anni o l'uomo cosiddetto medio di 20-30 anni. Tutto questo non è semplice, è semplice da dire a parole, ma non è poi così semplice da realizzare. A tutt'oggi rimane una certezza: c'è gente che ha delle concessioni, che non trasmette nulla, che mette solo delle canzoni sulla propria emittente. E non dà possibilità a chi ha dei format che si potrebbero rivelare vincenti di metterli in atto. Tutto questo non è degno di uno Stato civile, perché se tu hai una concessione, società o privato che tu sia, devi renderla produttiva, non puoi tenerla solo per dire io sono concessionario e faccio quello che mi pare, perché nessun altro può avere una concessione a meno che non se la compra per 50-100 mila euro. Tutto questo, ripeto, è la cosa più spallata che ho notato nell'ultimo periodo e che impedisce a gente come il sottoscritto e tanti altri di magari poter produrre fare un format radiofonico o televisivo degno di questo nome. E continuiamo a tenerci tantissimi canali che alla fine dei conti non offrono altro che format copiati da network o vecchi film e vecchie produzioni radiofoniche che non hanno niente di costruttivo e niente di eclatante, diciamo. Perché
per incapacità proprio del cosiddetto editore. Io lo chiamerei più concessionario che editore. Grazie, grazie. Questo è il secondo tutorial. Appuntamento al terzo. Ciao.